Merlot mi richiama uno dei vini più famosi al mondo. So che in Italia, tanto per dare una cifra, è il quinto vitigno più utilizzato. Castello è una delle più antiche dimore storiche della Lombardia e storicamente le pendici della collina dove sorge il castello sono sempre state coltivate a vigneto. Qualche anno fa, con mio fratello Nicola, abbiamo deciso di continuare con questa tradizione, ma di cercare di produrre un vino che fosse degno di tale nome. Probabilmente i migliori consumatori del nostro prodotto siamo noi. Siamo all'interno della cantina della cooperativa Terre Lariane. Presso il Castello di Rossino, dalla vigna con esposizione sud-ovest, vengono raccolte uve Merlot a piena maturazione per ottenere un vino rosso con una struttura importante, un tannino vellutato e con sentori di frutta rossa tipici della varietà Merlot. Vengono lasciati più grappoli, una quantità di uva in termini di chili per ceppo superiore sulla vigna destinata a fare rosato, questo per mantenere un'acidità un pochino più viva e il vino un pochino più fresco, mentre per quanto riguarda il vino rosso si tende a diminuire la quantità di uva per ceppo al fine di aumentare, di favorire la maturazione sia tecnologica, quindi si parla di accumulo di zuccheri, sia fenolica, che riguarda i tannini ed il colore. Il Merlot del Castello di Rossino ha delle caratteristiche veramente uniche. È bene bere localmente i vini prodotti dal territorio. Conservano quelle caratteristiche che il territorio stesso ha, di manualità, di capacità, di estetica. Ecco, questo interpreta bene un castello del XII secolo.